e buona giornata Guido. Buongiorno. Allora, le prime impressioni di questo salone, ieri da visitatore con famiglia a girare tra gli stand, oggi nel tuo ruolo istituzionale, un salone che comunque hai vissuto anche tu per questi 5 giorni, ti chiederei un primo sommario proprio dal punto di vista di Camera di Commercio. Ma sì, grazie, buongiorno a tutti. Le somme si tirano sempre alla fine, ma direi che insomma ormai possiamo dirlo, anche questa è stata un'edizione sicuramente di successo, è andata molto bene, sono stati riconfermati, poi probabilmente appunto i numeri finali diranno se si è superato il volume di passaggi dell'anno scorso, ma quello che importa è sia la quantità, che sicuramente c'è stata, però poi si è continuato a lavorare anche sulla qualità. È stato un salone dove non soltanto è stata riconfermata la presenza di molti giovani, ma anzi è incrementata. Questo è un altro dato molto interessante, molto importante. Soprattutto, perdonami se ti interrompo, il sabato e la domenica, che sono quelli tra virgolette liberi, non condizionati da una scuola che organizza l'uscita. Assolutamente sì, quindi vengono qua non soltanto perché sono obbligati dai professori a venire, ma anche perché magari la famiglia, no? Con la famiglia, ma molti ragazzi anche da soli, quindi proprio il target che qua oggi, ieri giravo ed era pieno di ragazzi veramente delle superiori che giravano. Chiacchierando con loro la combinata, la combo, rimaniamo nel gergo giovanile, salone del libro, cena, cinema, ha avuto successo. Assolutamente sì, assolutamente. Qua noi raccontiamo il salone dal Future Channel con un occhio particolare rivolto proprio ai giovani, giovani imprese per costruire insieme il futuro. Vi è tutto il mondo della sala a fianco, il Book Lab, in cui invece Camera ha contribuito proprio dal punto di vista culturale per proporre delle tematiche che hanno a che fare con l'imprenditoria del Piemonte, l'imprenditoria spesso legata al mondo dei libri e della cultura. Ricordo 2 appuntamenti di oggi, i libri per bambini e la dimensione economica dell'editoria. Qual è stato lo sforzo e l'intenzione anche di Camera nel presentare questo programma? Allora, anche quest'anno abbiamo ripresentato un ciclo di eventi dove si è parlato di libri, di editoria, ma non solo, si è parlato di marchi storici, si è parlato di tante cose. Noi ormai è un format che replichiamo in tutti i grandi eventi della città di Torino, ovviamente con la verticalizzazione del momento, per cui in questo caso abbiamo parlato, ripeto, di tante cose. Oggi parliamo di 2 aspetti che credo particolarmente interessanti, dei libri per bambini, che pochi lo sanno, ma di fatto A questo punto chiederei, dopo di preparare la clip che abbiamo registrato ieri sera, proprio con l'intervista all'autore del Diario di una Schiappa, che aveva un firmacopie infinite fatte da una intervista fatta in un certo punto anche da una bambina. Quindi guarda, interagiamo. Fantastico. Proprio in diretta su questo. Scusami se ti ho interrotto. No, dicevo che il libro per bambini è un giocattolo e come tale deve seguire tutta una serie di norme, no, per poter essere messo in commercio, quindi dal punto di vista del controllo del materiale, delle cessioni, no, degli inchiostri, delle vernici. Quindi ne parlerà di fatto il nostro servizio metrico, che è un servizio tecnico delle Camere di Commercio che si occupa di tante cose, tra cui anche questo, per cui è un aspetto interessante. Che riguarda anche la sicurezza, no, del consumatore. Quindi la tossicità l'eventuale tossicità del colore, quindi la carta, la possibilità, certo, che danneggi chi lo utilizza. Ci sono dei requisiti che qualunque libro deve avere, no, come qualunque prodotto immesso sul mercato, ma i libri per bambini hanno un livello di sensibilità, no, superiore. E poi concluderemo, sarà l'ultimo dei nostri interventi, parlando di editoria, parlando della filiera dell'editoria nel nostro territorio, in Torino, provincia di Torino, Piemonte, che comunque è un territorio interessantissimo perché comunque qua c'è circa 7% delle imprese che lavorano nella filiera editoria a livello nazionale e viene prodotto il 10% dei libri, quindi voglio dire è una regione, è un territorio sicuramente che ha un peso di tutto rilievo e ne verrà data appunto anche qui uno spaccato non soltanto di numeri
di fatturato di aziende, ma anche di occupazione, e verranno fatte delle considerazioni che riguarderanno principalmente la filiera dell'editoria, ma più generalmente anche la produzione del contenuto, che ovviamente intercetta in buona parte l'editoria, ma non si esaurisce nell'editoria. Abbiamo una ospite che inviterei a salire sul palco, in realtà una persona del pubblico. Prego, accomodati. Buona giornata, come ti chiami? Noemi. Noemi, tu eri qua che semplicemente volevi goderti il Salone del Libro, poi qualcuno ti ha preso, ti ha rapito e ti ha fatto venire qua su un palco televisivo, e la cosa assolutamente ti rende felicissima. Sì, abbastanza. Sei molto brava a mentire, sembri quasi un uomo. Bene. Allora, interessante del libro Nigeria, uno degli ultimi libri che ho letto l'anno scorso di un'autrice nigeriana che si chiama Metà di un sole giallo, uno dei più bei libri che ho letto nella vita, quindi mi è piaciuto insomma ascoltarvi. Nigeria, tra l'altro noi l'abbiamo chiamato così perché è l'African English, la pronuncia è quella. Allora, abbiamo un momento in cui vogliamo sapere, tu di dove sei? Io sono di Alba. Di Alba, il paese del tartufo. Allora, secondo te, tartufo e vino, secondo te qual è un libro che ti ricorda la bontà del tartufo? La bontà del tartufo? Un libro che secondo te sa di tartufo? Beh, io direi tutti i libri di Fenoglio che ha scritto su Alba, sulla resistenza di Alba, e ovviamente ne sono solo fiera, insomma. Fiera di Fenoglio, fiera del tartufo, dal partigiano Johnny in avanti. Vediamo quanto conosci però di Camera di Commercio della città di Torino. Da 1 a 13, cosa sceglieresti? 5? 5? Oh, ma vogliono sempre quella, eh? Allora, la 5, allora, guarda, questa qua è culinaria. I grissini torinesi, che non sono buoni come il tartufo, però insomma ci rendono famosi in tutto il mondo, nascono a Torino alla fine del 600, ok? Adesso ti chiederei il motivo per cui nascono. Primo, il primo motivo per cui nascono è che sono meno grassi, e noi sappiamo quanto il problema della pinguitudine assillasse il mondo della Torino del fine 600, no? Questa è la prima soluzione. Il secondo, perché era in atto una campagna per far fallire i mugnai e risparmiare sulla farina. C'è una specie di boicottaggio mondiale contro i mugnai. La terza, altrettanto improbabile come le prime due, qua adesso è veramente un gioco, è perché al principino, al promesso re, non piaceva la mollica, o mollica che dir si voglia. Tu per quale voteresti? Allora, dato la famiglia reale, il principino maschio, direi la terza. La terza, ed è giusto! Quindi nascono grissini per accontentare il figlio del re. E quindi da Guido ricevi in dono, e perché non aveva ancora assaggiato la bontà del tartufo. Probabilmente. Tu il tartufo solo negli ultimi anni è poi diventato quello che era. Prima era abbastanza di prodotto di scarto, negli ultimi anni valorizzato. Tu consiglieresti il tartufo su quale piatto? O un piatto di tagliarin solo con un po' di burro, o su un buon uovo al tegamino, ma basta, senza tanti sughi, senza tante cose. Sull'uovo al tegamino col tartufo sopra, guarda, perfetto. Sposata. Grazie di cuore Noemi e buon salone. Che libro comprerai e che talks, incontro parteciperai? Subito qua di fianco ci sarà un'attrice senegalese, un libro fortunatamente nero, mente di una storia di una mente decolonizzata, una cosa del genere, quindi sono molto curiosa di ascoltarla. È un libro? È un libro che parla appunto, lei, questa ragazza, è nata qua ma è senegalese, ha vissuto il razzismo sulla sua pelle tutta la vita, e quindi insomma racconta di questo, sono molto curiosa di sentire cosa dice. Allora fai così, fai la nostra inviata. Dopo che hai partecipato all'incontro, ce la porti qua in diretta. E poi dietro, tra l'altro. Lo so che non ti ho chiesto una gran fatica, cioè, va bene? Affare fatto. Buon Salone del Libro. Una domanda sempre sui giovani, a questo punto passo sul fronte della Camera di Commercio. Nel tuo ruolo, Guido, tu ti occupi trasversalmente di tanti settori di Camera di Commercio. Qual è il focus che potresti fare, o alcune istanze che ci puoi suggerire rispetto all'approccio tra giovani e imprese? Hanno interesse? Abbiamo parlato con dei tuoi colleghi proprio
con il settore che si occupa delle start-up, però tu forse hai una visione anche più generale, no, del movimento. Sì, allora noi abbiamo un settore che si occupa di nuova imprenditorialità, quindi di far conoscere cosa significa essere e diventare imprenditore, no? E credo che però il lavoro principale sia quello di sensibilizzare e di portare ai giovani degli esempi, no? Esempi di imprenditori, imprenditori di successo, ma non solo, perché poi dietro un imprenditore di successo lui stesso ha avuto anni fallimenti molto spesso, e in alcuni casi insomma ci sono tanti imprenditori che, come si diceva prima, trovano lungo, no? E sopravvivono. Quindi c'è un aspetto di formazione, di sensibilizzazione di tipo tecnico e anche più legato alle soft skills, quindi alla determinazione che ci devi mettere quando vuoi aprire un'impresa. Però poi il tema non è soltanto quello di aprire l'impresa, perché il mondo è fatto di imprese ma anche di lavoratori dipendenti, no? Per cui c'è tutto il tema delle professioni, che è molto collegato ovviamente al tema impresa, che noi stiamo da tempo affrontando, seguendo, no, l'evoluzione delle professioni nei vari ambiti. E oggi per esempio ne parleremo parlando di editoria, dove l'intelligenza artificiale, per dire, è quella più di moda, ma ce ne sono altri aspetti tecnologici e non, che stanno forgiando nuove opportunità, nuove professioni. Quindi il tema è, ripeto, far arrivare a tutti e principalmente ai giovani questi stimoli, queste informazioni sulle opportunità, sulle potenzialità che ci sono nel mondo del lavoro in generale, che poi può sfociare in un'impresa o in un lavoro dipendente, non importa, l'importante è capire quali sono le opportunità, ed è questo uno degli sforzi non facili ma che su cui investiamo di più noi insieme alle scuole e insieme alle imprese, perché poi come Camera di Commercio in questo ambito facciamo veramente da cerniera tra quello che è il mondo produttivo imprenditoriale e il mondo della formazione su tutti i vari livelli, dalle scuole dell'obbligo superiori fino ad arrivare agli ITS e all'università.